Questa è la versione cortissima, ho deciso di fare anche la versione da un minuto. In breve, le Iene, sto parlando del servizio sul finto concorso truccato a Verona. Le Iene sostanzialmente nel loro servizio non dicono un sacco di cose, non dicono che la professoressa, la dottoressa è laureata in informatica, ma ha un dottorato in oncologia. Non dicono che c'è la parte più grossa del punteggio e corrisponde ai titoli di studio, che lei ha molto più di, penso, chiunque altro all'Università di Verona che possa competere, e non dicono neanche che il posto di lavoro è su una biobanca e non per lavorare con dei pazienti, cosa che molta gente ha capito. Ringrazio Fabio Sabatini, che ha scritto un post che spiega tutto nel dettaglio, e vi la regalo. Avendo letto i commenti, noto che c'è moltissimo sessismo, gente che pensa che questa sia l'amante del suddetto professore, moltissima incapacità di comprendere, un sacco di gente che ha paura di andare all'ospedale di Verona pensando che ci siano degli informatici che curino, che non si capisce né come abbiano dedotto questa cosa da servizio, né come questa cosa sia concepibile in qualunque logica di un paese più o meno avanzato, sebbene in Italia certe cose funzionano. E l'ultimo pensiero, molto più breve, è sul concetto stesso di meritocrazia. In Italia c'è questo mito della meritocrazia, per cui abbiamo inventato un sistema a punteggi folle. È un sistema che vale per l'esame di maturità, vale per gli esami di ammissione alla laurea, vale per i voti di laurea, vale per i voti magistrali, vale per tutto. Abbiamo questa idea per cui dobbiamo dare un punteggio e valutare la gente su una classifica assoluta. La realtà è molto più complicata, è molto difficile valutare le persone, è difficile valutarle facendo un numero, dandole un numero su un test, su un concorso, pubblico, statale, privato, non importa. È una cosa difficilissima. La persona più indicata, la persona migliore per un ruolo, non è necessariamente la persona che fa il punteggio più alto a un concorso oggettivo, perché ci sono delle componenti umane e delle componenti storiche. Una persona potrebbe aver lavorato per tantissimi anni senza titolo di studio in un laboratorio di ricerca ed essere la persona migliore per lavorare lì, anche se ci sarà un'altra persona che non ha mai lavorato mai in quel laboratorio, che perché ha un titolo di studio in più ha un punteggio più alto. Quello che manca è l'accountability, cioè la responsabilizzazione, cioè, a mio avviso, e credo sia un'idea molto popolare, un direttore di ricerca dovrebbe assumere chi vuole, dopodiché un ente terzo, nazionale, internazionale, la comunità, verifica chi ha assunto e come ha lavorato. Se questa persona ha lavorato bene, gli si dà un premio, se ha lavorato male, gli si toglie il premio, non gli si dà il premio, gli si abbassa lo stipendio, cosa che viene fatta ad esempio qua in Repubblica Ceca, una cosa simile. Se la persona ha fatto una cosa, diciamo, poco etica, ad esempio assumere l'amante invece di un qualunque candidato, lo si licenzia. Ed è una cosa facile, semplice, civile, democratica. Molto più di avere un concorso che obbliga la gente meritevole che vince dei soldi, magari stranieri, a fare questi concorsi che sono effettivamente una farsa, per fare, diciamo, la cosa giusta, che purtroppo non sempre corrisponde con la cosa legale.